Con Gianfranco Nanni parliamo della EB3, il top di gamma delle bici elettriche Ascol. Assolutamente, top di gamma, nel senso che ha molti elementi in continuità con i precedenti modelli della nostra gamma di biciclette elettriche, quindi sostanzialmente manteniamo la batteria rigorosamente made in Italy da Ascol, sul frontale da 300 wattora, quindi un'autonomia generosa che può arrivare agli 80 km con un utilizzo cittadino del veicolo. Motore nella ruota anteriore con una potenza normata, in questo caso 250 watt, con 50 Nm di coppia, quindi assolutamente performante, sebbene equipaggi una city bike da cui magari non ci si aspetta una prestazione così, così elevata. Aggiungiamo molto comfort, abbiamo la forsella ammortizzata nell'anteriore e il canotto reggisella ammortizzato, proprio appunto per garantire il massimo comfort anche sui percorsi più accidentati. La batteria da 300 wattora, anche in questo caso gli ioni di litio di ultima generazione, ha un'autonomia reale di utilizzo che può arrivare intorno agli 80 km in funzione anche del livello di assistenza che si richiede al veicolo. Il prezzo? Allora, in questo caso abbiamo un veicolo che al pubblico ha un prezzo di 1.590 euro, che comprende anche il servizio assistenza Ascol in caso di furto, ovvero la possibilità di riacquistare il veicolo con un prezzo simbolico di 180 euro per rispondere, insomma, a una delle principali problematiche che soffrono le biciclette. Per prima cosa avviamo il computer di bordo e basta tenere premuto il pulsante di accensione per qualche secondo. Qui vediamo la percentuale di carica residuo e il livello di assistenza. Abbiamo 5 livelli, lo 0 indica nessuna assistenza, cioè il motore non entra mai in funzione. Poi abbiamo i livelli 1 e 2 pensati per la città e per le strade pianeggianti. Il 3 e il 4 invece sono dedicati a percorsi misti, magari anche con qualche salita. È possibile poi tenere d'occhio, oltre alla velocità, anche altre informazioni, basta spingere il comando d'accensione. Abbiamo i chilometri percorsi, noi questa mattina ne abbiamo fatti 9,5 quasi, e poi si può anche vedere la carica residua della batteria. Vediamo che il computer ci indica 37 km con la massima assistenza. Se invece scendiamo ad un livello intermedio, i chilometri residui aumentano fino a un massimo di 73 con livello 1. Saliti in sella, la prima sensazione è di assoluto comfort e controllo. La posizione è con il busto molto eretto, le braccia quindi sono poco cariche, il peso è tutto sul sellino e sui pedali. La prima impressione dalle prime pedalate è quella di guidare una normalissima city bike. Il motore, come abbiamo detto, ha una potenza di 250 watt, come imposto da legge, e 50 Nm di coppia. L'intervento non è invasivo, non dà strappi neanche in fase di inserimento e, grazie ai 4 livelli di assistenza, si adatta alle diverse situazioni d'utilizzo e alla voglia di pedalare di chi la usa. L'abbiamo provata anche in brevi salite e qui davvero l'ausilio del motore fa un'enorme differenza. Il cambio è uno Stormy Archer da 5 marce, ci piace, è integrato nel mozzo, il che significa meno manutenzione e nessun rumore di catena. Unico difetto è che da fermo non si può scegliere direttamente la marcia, ma solo scalare o aumentare di un rapporto. I ciclisti che vanno più di fretta poi sentiranno anche la mancanza di una marcia un po' più lunga, perché quando a 25 km orari il motore elettrico smette di supportarci, magari vorremmo pedalare per andare un po' più veloci, ma i rapporti così corti non ce lo permettono. I freni, che nel nostro caso sono azionati da leva and bar, sono ben rapportati al mezzo e all'utilizzo cittadino per cui sono pensati. Abbiamo provato la EB3 anche su fondi sconnessi e sul pavè e il comfort è sempre stato più che buono. L'ammortizzazione del canotto reggisella e della sella stessa fanno davvero bene il loro lavoro. Paradossalmente qualche vibrazione in più invece la si avverte sul manubrio, nonostante anche la forcella sia ammortizzata. In complesso è un mezzo piacevole per l'utilizzo cittadino, grazie a una buona distribuzione dei pesi. Ricordiamo che motore e batteria sono entrambi posti sulla ruota anteriore e quindi non influiscono sul bilanciamento.
Il rovescio della medaglia però è che tutto il peso all'anteriore complica le manovre da fermo. Il prezzo è di 1590 euro, quindi decisamente concorrenziale e a nostro avviso offre un buon rapporto qualità-prezzo. È un mezzo pensato per l'utilizzo cittadino, magari per qualche breve gita fuori porta, e noi l'abbiamo provata proprio in questo contesto, l'abbiamo provata a lungo e siamo rimasti pienamente soddisfatti. Permette di spostarsi con rapidità e agilità senza però arrivare a destinazione stanchi e affaticati.